Buonasera. Buonasera. Oggi ultimo giorno di diretta della settimana. Condividiamo il video anche sul gruppo, perché non sempre le notifiche sono dalla nostra parte, a volte non arrivano, magari nel gruppo è più facile che sul gruppo è più facile che vi arrivi. Intanto mi tiro fuori anche i fogli che mi servono, intanto che vi aspetto. Ciao, ciao Massimo! Buonasera a tutti, vedo che iniziate ad arrivare. Ciao Claudia! Ok. Aspettiamo ancora qualche secondo e come avete visto dalla foto di stamattina volevo fare un paio di confezioni regalo usando questa fustella che a me piace tantissimo, forse sono un po' ripetitiva. Ciao, ciao Oriana! Questa fustella qui del sacchettino di impronte mi piace un sacco e si presta bene per tantissime cose. Con alcune amiche... Ciao, ciao Anna, ciao Serena. Con alcune amiche, dicevo, abbiamo come abitudine quella di regalarci un paio di calzini a Natale, poi magari c'è un altro regalo, ma con alcune i calzini ci sono sempre e secondo me questa misura si presta benissimo anche per impacchettare i calzini piuttosto che i dolci, piuttosto che qualcosa appunto di cucinato, e con questo mi riallaccio alla challenge che è in corso sul gruppo. Se non ne sapete nulla, sul gruppo che si chiama Spazio Battibaleno trattino come il meno progetti creativi è in corso una challenge natalizia in cui vi invitiamo a realizzare un progetto legato alla cucina e a condividere con noi una ricetta. Io non mi sono dimenticata la mia, la sto scrivendo e quindi tra poco condividerò anche la mia. E in questa borsina potrebbero starci molto bene anche dei dolci impacchettati e con questa fustella qui potrebbe essere la morte sua, nel senso che è perfetta, è anche grande uguale, ma poi in realtà io vorrei appenderla al manico e con due fustelle abbiamo già realizzato un packaging bellissimo. Ciao, ciao Filomena, ciao Roxana, state arrivando bene bene. Forse è un po' presto per chi lavora, non lo so. E noi tra poco iniziamo e in modo che poi chi vuole si aggiunge, ecco. E dicevo appunto, mi sono preparata questa fustella che è quella della... si chiama scatolina, però in realtà fa una borsina che abbiamo fatto anche con lo Yeti qualche settimana fa. E poi queste due fustelle che sono la scritta Made with Love di Mama Elephant e il pinguino. Anche se dal packaging non si capisce, ma ve lo faccio vedere fustellato ed è tenerissimo. E poi mi sono preparata due carte. Questa sera vado un po' fuori da... Ciao Fede, buon venerdì anche a te. Finiamo la settimana insieme. Ma con un puzzle riesce solo una... Sì, Roxana. Hai bisogno di una striscia da 20 cm divisa per 2, quindi hai bisogno di circa 20 cm per 15,2 per poter fustellare una metà. Quindi da ogni foglio ti esce una borsina. E dicevo, andiamo un po' fuori dai miei colori soliti, che sono appunto quelli classici del Natale, e prendiamo questi due. Questo qua mi piace tantissimo, grigio con la neve, che sono da questo pack qui. Aspettate che c'è un riflessone. Ok, di Icy Winter Season, che è una collezione degli anni passati di moda scrap. La scritta è bellissima, tra l'altro è molto grande, quindi in realtà anche su un biglietto o appunto su una confezione, diciamo, non ha bisogno di molto altro per essere completa. Allora, siccome abbiamo dei tempi di asciugatura nel mezzo del progetto, andiamo a iniziare proprio da quello che si deve asciugare.
Quindi vi prendo un pezzo di Serie White White di Moda Scrap, che è di 240 grammi spesso, quindi diciamo ha un bello spessore che non si imbarca, e anche se usiamo le paste appunto o un medium a base d'acqua non gli succede niente. Quindi prendiamo una spatolina. Prendiamo una spatolina, io mi trovo bene. Ciao, ciao Alessia, con questa qui di Tommy, perché voglio usare i brilli nel colore luce, che è un colore così, quando lo vedete nel vasetto. In realtà poi, se li avete già provati, la parte diciamo che tiene insieme i glitter si asciuga e quindi perde un po' di azzurro, non è così tanto azzurra quando si asciuga appunto. Poi ho preso il fluffy rosso, questo è un rosso bello rosso bacca, e poi ho preso un Ink Extreme del colore salmone. Questi sono i tre colori che voglio usare sul mio pezzo di carta per crearmi una carta personalizzata. Ciao, ciao Matilde, ben arrivata. Per crearmi una carta personalizzata per utilizzare questa fustella. Perché ero un po' indecisa, non sapevo bene che carta utilizzare, non ne trovavo nessuna che mi soddisfacesse al 100%. Allora ho detto, vabbè, creiamola e così tagliamo la testa al toro e sono più soddisfatta. Qui semplicemente, al contrario di quando utilizzate le paste con gli stencil, come avete fatto con la Eli qualche giorno fa, con le maschere e gli stencil di Tommy, qui serve semplicemente spatolare, quindi non serve nessuna tecnica né nessuna abilità, ecco. Con la spatola il colore, la pasta caricata sulla parte del retro della spatola, vado a riempire un pezzo di foglio che mi permetta poi di tagliare la scritta. Vedete, a parte che si chiama luce, ma è proprio lucentissimo, adesso non so... Vedete, non so se si vedono. Ciao, ciao Giorgia! Li vedete i brillantini? Spero di sì, perché dal vivo questa fa un effetto bellissimo. Veramente sembra la neve brillantinata. Queste spiegazioni di colori del venerdì sera, non so se rende la neve brillantinata, ma il colore è veramente veramente bello. Adesso la togliamo un attimo da qui, in modo che io riesca a capire, ecco, sono stata un po' troppo bassa, quindi prendo ancora un po' di pasta e vado ad allungarmi un pochino verso il su. Una volta che l'ho stesa e che ho la porzione che mi serve, posso con la spatola andare a, diciamo, grattare via le imperfezioni, cioè dove vedo troppo il passaggio della spatola. Ok, con questa direi che ci siamo. Ok, vedete come adesso che mi è andata lì sul bordo? Prendo per precauzione una salvietta e pulisco leggermente, altrimenti diventa un'odissea riaprirla poi, perché se si asciuga, siccome ha una parte di colla appunto dentro, vedete che sto imbrattando tutto il tavolo, ha una parte di colla, quindi se si incolla col tappo poi diventa un po' più faticoso aprirla. Ok, quindi questo l'abbiamo fatto. Pulisco la mia spatola. Se usate gli stencil, chiaramente bisogna essere un po' rapidi nella pulizia, perché altrimenti non fate fatica, e se sono molto dettagliati rischiano di rovinarsi. Prendo, forse qui si è un po' attaccato, ok, questo che vedete è proprio bello rosso, sempre sul retro. Questo invece è una pasta, diciamo, opaca, non è traslucida, non diventa trasparente e rimane proprio così morbida come la vedete. Prendo
cerco di farlo abbastanza liscio, omogeneo, soprattutto che non abbia scalini, che altrimenti quando vado a fustellare, ecco, tipo, magari non la devo togliere. Così quando vado a fustellarla sono sicura che mi verrà bene. Anche questa bisogna stare un attimo attenta a chiuderla bene perché alcuni pezzi, tipo questo, si sono solidificati. Essendo prodotti all'acqua, l'aria è nemica. Vado a stenderla ancora per un pezzetto perché altrimenti non riesco a tagliare la mia scritta. E per questo, siccome appunto per farne un, diciamo, un bello strato ho bisogno di un po' di minuti per l'asciugatura, vado a farlo per primo in modo da. La differenza tra brilli e fluffy. Allora, i brilli sono dei glitter impastati con una pasta, diciamo, collosa, che quando si asciugano, diciamo, rilasciano solamente i glitter, cioè quando si asciugano vedete solo il colore di glitter che è stato impastato. In questo caso è un glitter olografico. Non so se adesso dalla camera, purtroppo non so quanto si veda, però vedete che sono di diversi colori, è cangiante, quindi cambia colore a seconda di come la luce sbatte contro il glitter, e quindi qui vedrò solo i miei glitter. Il fluffy invece è una pasta, quindi innanzitutto è opaca, è brillantinata, ma non è brilli con la pasta per legarle insieme. Questa è proprio una pasta colorata brillantinata. Quindi l'effetto è questo. Adesso non so se si veda che è brillante. Quando si asciuga, sapete, se non lo sapete, ve lo dico, potete un po' grattarla semplicemente con un panno per andare a rivelare di più i brillantini, ma l'effetto è diverso, nel senso che se prendete il rosso del fluffy e il rosso dei brilli, l'effetto è totalmente diverso. Dipende un po' da quello che dovete fare, perché magari adesso in questo caso taglio una scritta, però non so, i brilli su una superficie molto grande sono belli vistosi, mentre il fluffy rimane un pochino più delicato. Oltretutto, il fluffy esiste anche in tonalità diverse, cioè i brilli esistono in tonalità belle accese, belle vivaci, che per fare dei dettagli sono perfette. Il fluffy invece esiste anche nel bianco, nel crema, piuttosto che nel. C'è il colore albicocca che è bellissimo. Alcuni colori sono molto più strong, tipo il rosso, tipo il verde, un pochino il giallo. Altri invece sono molto molto più soft. Quindi la gamma di colori è molto diversa. Spero di aver risposto, di averti tolto questo dubbio, Matilde. L'ultimo, prendo il mio Ink Extreme e lo vado a usare con il suo spruzzino. Questo è il color salmone. Questi cerchiolini qui che vedete sull'Ink Extreme sono esattamente il colore che vi verrà fuori. Adesso vediamo, non manco un pezzo di carta di brutta come al solito, ma usiamo questo. Così, per non andare a sporcare i pezzi che abbiamo già fatto. Non voglio chiaramente che sia omogeneo, se no perdo il senso dello spruzzo. Dello spruzzino, ma direi che ci siamo. Più vi avvicinate e più la macchia sarà grossa, più vi allontanate, più verranno queste micro macchiette qui. Aspettate, aiuto. Ok, questo quindi lo lasciamo asciugare. Magari se ci serve dopo gli diamo un
un aiutino con le imposte, però per adesso lo teniamo così. Ok, elimino la salvietta, che se no ci finisco dentro. Passiamo a lui, che è di una tenerezza stratosferica. Prendo questo e tutti gli elementi, che sono il pinguino. Adesso questi non li ho divisi tutti. Queste sono le... Sì, Giorgia, sto usando la Sayo White White per il per le parti dove ho usato le paste e il e l'Ink Extreme, perché è un po' più spessa, è 240 grammi ed è molto bianca. Cioè, nel caso del rosso in realtà non mi interessa, perché comunque essendo una pasta opaca va a coprente, scusate, va a coprire tutto quello che ha sotto, quindi anche se l'avessi data sul craft non si sarebbe visto il colore sotto. Ma per quanto riguarda il rosa e soprattutto i brilli gel, ho bisogno che sotto sia bianco se voglio che si veda in toto il colore della pasta che ci metto sopra. Queste sono le braccine, così, e gli occhietti. Poi c'è una boccia con il pesciolino, che è adorabile. C'è il cilindro e qui abbiamo il becco e un papillon. Ok. Vado a prepararmi le due borsine. Come dicevo prima a Roxana, ho bisogno di una striscia che sia da 20 cm. Aspettate, scusate un attimo, che sennò non ho già più spazio e ho iniziato. Ho bisogno di una striscia da 20 cm. Chiaramente, se come nel secondo caso ho un senso negli elementi che ci sono stampati sopra, devo starci attenta. Come in questo caso ho semplicemente una nevicata, quindi posso diciamo andare tranquilla. Vado a tagliarlo ulteriormente a metà e ho questi due pezzi che mi serviranno per tagliare appunto una bustina intera. In questo caso, vedete, io con questa carta avrei potuto tagliarlo anche per così il foglio, cioè tenendo la cimosa diciamo verso di me. Invece in questo caso delle palline ho bisogno di girarla, cioè la cimosa deve andare a destra se è la parte sotto, perché altrimenti le palline mi vengono storte. Si è capito qualcosa? Quindi la taglio per così. E la cimosa ce l'ho qui. La cimosa, non so bene come si chiami. Comunque la strisciolina dove c'è scritto il nome della carta. Qui. E poi divido a metà. Anche qui ho i miei due pezzi. Nonostante questa borsina sia piuttosto grande, in realtà entra al pelo perfettamente nella Big Shot normale. Quindi se avete solo la Big Shot normale, non temete, va bene anche per voi. Prendo la mia fustella. Scusate, vi ho dato uno scossone, credo. E ora tagliamoci le borsine. Una. Adesso devo stare attenta a mettere i piatti precisi, che sennò non taglia. Adesso lo scopriamo. E voilà. Uno è fatto. Prendo il secondo. Chiaramente tengo sempre la parte del manico, della maniglia, in questo modo. Cioè questa è la parte sotto, quindi le palline devono guardare in giù.
E voilà, due. E taglio anche questo. Questo invece molto molto liberamente, molto tranquillamente posso metterlo come voglio. Per togliermi i pezzetti che rimangono incastrati e l'ultimo pezzo. Ok. Scusate per il... non capisco se vi ho fatto ballare, ma credo di sì. Purtroppo il telefono è collegato al tavolo, cioè è attaccato al cavalletto che a sua volta è attaccato al tavolo, quindi traballa tutto, si traballa un pochino il tavolo. Ok, quindi le borsine le abbiamo fatte, potremmo già tagliarci il pinguino e quindi abbiamo bisogno di un pezzo di nero. Tagliamo così e con il nero tagliamo anche la parte con le braccia e gli occhi. Perfetto. Poi dopo avremo bisogno della stessa parte che tagliamo con il nero. Ciao, ciao Vero! Che tagliamo con il nero anche nel bianco, perché la parte interna dei pinguini che è bianca viene fustellata, quindi poi viene via insomma dalla parte nera. Io amo il bianco non troppo bianco, quindi come sempre uso la Woodstock bianca. Allora, aspettate che ho sotterrato nel frattempo tutto. Mi taglio anche il becco. E voilà. Facciamo un giro così e un giro lo facciamo con il bianco. Quindi, tutti i pezzi. Avete visti dove sono? No, non si vedono. Teneteli sott'occhio prima che come minimo li sotterro e poi non li trovo più. E ci vedo fare questo lavoro. Così. Le zampe e gli occhiali. Il becco l'abbiamo fatto, facciamo anche la parte bianca. Così. E voilà. L'ultima cosa che mi taglio è il papillon, che volevo fare dorato con questo che è il cartoncino dust dorato, chiaramente esiste anche, è perlato in realtà e esiste in tanti colori, c'è anche in bianco, c'è anche in argento, c'è in blu, c'è in rosso, c'è... sì, vabbè, sto tagliando ancora il becco, via.
Tagliamo il papillon con il cartoncino da dorato. Mi sembra di averlo già detto, invece forse non. Che testa. Tagliamo il papillon. E voilà. Così. Mettiamo via un attimo la ricetta. Molto bene, aspettatemi un attimo, scusate. Ok. Siccome porto il carrellino di qui, ma la nuvola tengo sulla scrivania, tutte le volte la stessa storia. Ok. Vado a ripassare le pieghe, anzi le cordonature. Così e così. Questa piega qui del triangolo va fatta in dentro per quanto riguarda la parte dritta. Così. E in dentro per quanto riguarda il triangolo. In realtà poi quando è, diciamo, assemblata si piega un po' da sola, però diamogli un invito. La stessa cosa con l'altra. E voilà. Tra l'altro, adesso che ci penso, avete visto le offerte per il Black Friday sul sito? Siete iscritti alla newsletter, vi è arrivata la newsletter con le promo. Se non siete iscritte, trovate il form per iscrivervi sul sito e vi arrivano, diciamo, non tantissime newsletter, però per farvi conoscere i nuovi progetti, quando si potrà fare i corsi, quando riaprirà il negozio, le promo, eccetera. È un buon modo per tenersi aggiornati. Adesso prendiamo il biadesivo e una pinzetta. Vado a mettere il biadesivo sulla linguetta inferiore qui, sulla linguetta qui di lato. Due. E 4. Tolgo la pellicola, uno e due, però potevo anche non togliere quella di sotto. Aspettate, la riposizioniamo un attimino, solo di non appiccicare tutto. Vado a far coincidere questo lato, poi piego, tolgo l'altro e chiudo in modo che mi venga dritto. Dopodiché questo lato qui più grosso si chiude uno sopra l'altro, quindi vado a mettere una striscia di biadesivo all'interno qui della parte bianca e una striscia di biadesivo all'esterno della parte con la fantasia. In modo che poi quando vado a piegarlo, diciamo, si chiudano da soli e abbiano una posizione comoda per tenersi chiusi bene. E due. Togliamo tutte le pellicole ora. Due. E 4. Questa è quella che avevamo riattaccato, sì. Vado quindi a chiudere
Abbasso prima quella che ha, vedete qua il biadesivo sulla parte esterna. Cerco di chiuderla dritta. Così. Ok. E in ultimo abbasso quella che ha il biadesivo qui. E voilà. Vedete, così è bella chiusa. E questa è la mia borsina. Vedete, se piegate qua sopra di fianco si piega automaticamente. Si può chiaramente chiudere oppure lasciare un po' più aperta. Adesso ci occupiamo del pinguino. Come vi ho detto prima, vedete che mi taglia la parte esterna, diciamo, del muso e la parte interna. Se volete farlo con i distress, allora potete prendere un cartoncino bianco, tagliarvelo in un'unica passata, quindi avere questi due pezzi e poi andare a colorare di nero questo. Altrimenti, se usate due cartoncini, dovete ripetere la fustellata. Così, vedete? Questo è il pinguino, il muso del pinguino. Adesso ho il becco, gli occhietti qui, prendo il mio pick-up tool e vado a posizionarmi gli occhietti sul muso. Una goccina di colla, se non esce, guardate che ne ho messa troppo. Così facciamoli più esterni. A seconda di come spostate gli occhi, vedrete che cambieranno espressione i personaggi, è super divertente. Anche di qui una goccina, forse se esce. Ok, vi devo raccontare che l'ho lasciata aperta l'altro giorno quando ho fatto il live, il penultimo credo. Da quando l'ho lasciata aperta si è un po' intasata, chiaramente si è seccata la colla dentro e si è un po' intasato il pezzettino che la fa uscire. Siccome incolla molto bene, è difficile stasarlo. Ok, questi sono i miei occhietti, belli storti. Aspettate che cerco di raddrizzarli un pochino. E poi passiamo al becco. Così, guardate che carino che è. Mettiamolo un po' più in su. Se avessi messo gli occhi più al centro sarebbe sembrato un po' più fumettoso, un po' più, diciamo, allegro, simpatico. Così invece è un po' più personaggio, un po' più come fanno le espressioni i personaggi di Mamma Elefante. Adesso prendo una spugnetta da dito, questa qui, e un distress, questo è il Fire Brick. Dopodiché molto lievemente lo scarico leggermente qui e andiamo a fargli le goccette. Mi piacciono un sacco i personaggi con le guancette, quindi prendo. Ciao Rihanna, sì, guarda, penso di aver fatto un danno, cioè è rimasta aperta un paio di giorni la colla, quindi o la travaso da qualche altra parte o mi sa che me la devo tenere così. Penso che ne prenderò un'altra e questa qui la userò o col pennello o quando trovo una boccetta per travasarla, anche magari quella con la punta a spillo. Avete presente quella...
quella un po' più piccina con il beccuccio come uno spillo. Ok. Per me le guancette sono belle scure. Così. Adesso chiudiamo il distress e andiamo ad assemblarlo. Lo assembliamo direttamente sulla shopper perché non abbiamo un punto di, come dire, di unione tra i due, cioè non riusciamo a tenerli attaccati. Quindi attacchiamo prima lui, che è l'ingombro esterno, e vedete. È perfetto proprio per questa bustina qui di, anche se lei è di impronte e la fustella è di Mama Elephant, ma si combaciano perfettamente. Sì, personaggi che in realtà anche le scritte queste qui grosse, c'è anche una scritta bellissima, molto grossa. Questa è Made with Love e poi c'è Happy Birthday. È proprio grossa così che anche su una card, su una tag, fanno un sacco di scena e riempiono da sole, essendo proprio così grandi. Andiamo a posizionare lui. Magari dritti. E voilà. E poi andiamo a posizionare il facciotto. Così. Dicevo prima la mia base, la mia shopper mi fa da base per attaccare tutti i pezzi. Guardate che carino. Che sembra che gli nevichi in testa. Adesso vado a mettere. È adorabile. Vado a mettere il fiocchettino. Che poi non è detto che questo pinguino sia natalizio, perché anche una bomboniera troppo carina. Una bomboniera con il sacchettino, chiaramente con una carta meno natalizia. È proprio adorabile. Con il pinguino, magari con il fiocchetto così o il fiocchetto in testa se è una bimba. Diciamo si presta bene per tutte le occasioni. È un pinguino che va bene in tutte le stagioni. Non è natalizio, non ha nessun elemento poi natalizio in realtà. Anche gli elementi che ci sono dentro sono il papillon, il cilindro e la boccia con il pesciolino. Allora, questo andiamo a posizionarlo di qui. Così. E dall'altra parte. Vediamo di metterlo più o meno alla stessa altezza, in modo che non abbia un braccio in alto e uno in fondo ai piedi. Così. Vediamo se. Ok, guardate che carino. Anche se voleste mettere tra le sue mani qualcos'altro, anche un piccolo pacchettino, anche da un altro, cioè non per forza da questo set, nel senso. Mi viene in mente i regalini che ci sono nel timbro delle gnomette di Coppia Creativa di quest'anno, piuttosto che i regali che ci sono nel set di. Non mi ricordo come si chiama, quello con la macchina, i regali di Coppia Creativa dell'anno scorso. Ok. Esatto, Roxana, è proprio quello che stavo dicendo, ci siamo lette nel pensiero. Si può veramente mettere tra le sue mani qualsiasi cosa, anche appunto presa da un'altra fustella o da un altro timbro, e
è ancora più adorabile. Ok, passiamo all'altra borsina. Lasciamo chiusa la colla. Faccio un po' di spazio. E assembliamo l'altra bustina nello stesso modo, chiaramente, in modo da prendere ancora qualche secondo, un paio di minuti sull'asciugatura delle paste che ho steso prima. Così. Questa qui e questa verso l'interno. Ok, uno. Matilde ha usato questo qui con la spugnetta per il dito. Ho preso un pochino di colore, l'ho scaricato leggermente per non farlo proprio tanto paonazzo, anche se a me piacciono le guancette. L'ho scaricato su un pezzo di carta di brutta e poi sono andata a sfumarlo sulle guancette del bambino. Leghiamo qui questo. Sono in pandan con il mio maglione e questo qui verso l'interno. Ok, allora proviamo a mettere tutti i biadesivi, sperando di non sbagliarmi, così che poi li ho già messi tutti, quindi prendo anche la parte sotto. E di qui invece andremo a metterlo nella parte interna. Così, su questa piccina e sulla parte interna più grande. Ah, aspettate che ho perso dei pezzi, aspettate, scusatemi. Ah no, scusami, il pennarello è in realtà una penna gel bianca, Matilde, scusami, non avevo capito. È questa penna qui che si chiama Jelly Roll. Vediamo se mette a fuoco. Non so se leggiate, sinceramente. Questa qui è una penna gel con la punta abbastanza fine, che uso per i punti di luce, ma anche per se devi fare tipo la neve, così è molto molto comoda perché è molto scrivente. Io ho provato tantissime penne gel, secondo me questa è tra le migliori probabilmente. E invece no, scusate, mi sono perso un altro commento, il pezzo bianco, questo qui. Dici Roxana, questo qui mi avanza perché la fustella taglia due pezzi, mi taglia l'interno e l'esterno, solo che io ho usato il cartoncino e quindi ho tenuto solo il nero esterno e il bianco interno. Se io invece avessi tipo sfumato con i distress per far diventare la mia carta nera, avrei potuto usare solo una fustellata e poi andarla a sfumare con il blending tool e il Distress Ink Oxide, quello che vuoi nero. L'oxide forse è ancora più coprente dell'ink. Diciamo, si fa un po' più facilmente. Chiudiamo anche di qua. Poi andiamo a togliere tutte le pellicoline. Questo qui. E manca questa qui interna. Così abbassiamo prima quella che ce l'ha sull'esterno. E voilà. E poi quella che ce l'ha sull'interno. Così rimane bella sigillata e bella chiusa. Anche qui potremmo chiuderla. Per adesso io la lascerei aperta. E loro sono in pandan. Adesso dobbiamo andare a controllare se le nostre paste si sono asciugate. Direi che l'ink è quasi asciutto, il Brillo Gel è quasi asciutto, il Fluffy forse è quello che ho steso più spesso, quindi adesso
Sì, questa. Aspettate, aspetta Angela che ti recupero. Sì. La fustella è questa, si chiama Penguin Add-on forse. E è composta da questi pezzi qui. Questo e il cilindro. Infatti, come dicevo prima, non so se fossi già collegata, in realtà è una fustella non prettamente natalizia, si presta bene anche ad essere utilizzata in altri periodi dell'anno. Dicevo, se anche fare delle bomboniere, secondo me, col pinguino sono super dolci, super carine. Vado ad asciugare un pochino la mia carta, perché il flappy non è ancora asciutto, mi dato uno stato, mi aspetto un pochino spesso. Adesso facciamo asciugare tutto quanto. Guardate che bello l'effetto del link con tutte queste macchie. Mi piace molto. Anche perché richiama l'acquerello, sapete che ho un debole. Vado un po' da davanti, un po' da dietro con il mio imbossere in modo da essere certa che l'asciugatura sia bella omogenea. Oh, figurati, anche perché magari uno alle 18 non lavora ancora, piuttosto che ha qualsiasi altra cosa da fare, è possibile che uno si colleghi dopo. Cerchiamo di asciugare velocemente. Per queste cose va bene anche il phon. Mentre appunto per le polveri da embossing chiaramente il phon è troppo, non ha il getto concentrato così e non è abbastanza caldo, quindi lì si rende necessario l'imboster. Ma per asciugare queste cose, gli acquerelli, le paste, i colori acrilici, va benissimo anche il phon. Ho fatto una bella macchia gigante nell'Ink Extreme che ha talmente tanta acqua che fa fatica ad asciugarsi. La vedete? Vado ad asciugare, vedete che il brillo è diventato molto meno azzurro, ma molto 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 brillante. Credo che si veda abbastanza bene. Mentre il fluffy, adesso ve lo faccio vedere un po' meglio, è sì molto brillante ma in una maniera diversa, ha dei glitter molto più fini del brillo gel, nel senso di fini di grandezza, e molti meno rispetto al brillo che invece è proprio glitter con pasta. Ok, ci siamo, scusate questo rumoraccio. Allora, questo è pronto così, lui è pronto così, lui se vogliamo possiamo andare a strofinarlo con una spugnetta, un fazzoletto, quello che avete a portata di mano, vediamo se questo. Vado a togliere la parte superficiale della pasta. Vedete che ho un sacco di brillantini. Meglio farlo adesso perché poi con la scritta è talmente sottile che rischiamo di andare a romperla. Quindi prendiamo la nostra scritta e ci tagliamo delle porzioni. Poi dobbiamo decidere, anzi, adesso se vi va di aiutarmi, guardatele come vengono fuori, che devo decidere quale andare ad attaccare sulla mia shopper, che sicuramente vedrete in negozio quando riusciremo ad aprire. Riprendo la mia mix shot. Vado a fustellarmi. Questo è facile perché la carta
non ha spessore, diciamo il colore si è inglobato nella carta, quindi anche una passata di Bigshot va benissimo. Per gli altri due dovremmo essere un pochino più insistenti. Che bella che è. Questa è la prima volta che la taglio, ma è davvero davvero carina. Aspettate che ve la faccio. Guardate che bella. Poi è tutta attaccata, rimangono tutte attaccate le lettere. Una. Adesso andiamo con il fluffy. E qui, siccome lo strato è, come vi dicevo, un po' abbondante, dobbiamo insistere. Quindi io farei un tre passate. Vediamo se sono... 2 e 3. Speriamo di averlo asciugato bene. Mi sa di no. Infatti, molto bene. Andiamo a pulire un attimo qui, perché altrimenti sporco tutto il resto. Anche perché è rossa questa, quindi... E adesso avrò sicuramente sporcato anche la fustella. Poco male, si pulisce, però era meglio se fossi riuscita a tagliare tutto per bene. Che macello che ho fatto! Ok, il fluffy era decisamente non asciutto. Però la scritta mi si è tagliata. Ok, forse il fluffy non è da usare. Adesso vediamo se riesco a pulirla bene velocemente. Per fortuna sono portata il pacchetto di salviette vicino. Vedete che non era asciutta perché avevo fatto uno strato molto 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 spesso e probabilmente ci ho messo troppo poco a fare il resto. E quindi si è incastrata tutta nella fustella la pasta. Anche se in realtà adesso non lo faccio perché sono qui con voi, ma basterebbe lavarla per farla tornare come prima. Aspettate che sono sul cestino a cercare di pulirla e salvare il salvabile. Vedete che questo, per dirvi, asciugate bene, fate asciugare bene anzi, perché se avete tempo in realtà non c'è bisogno di asciugarle con l'embosser o col phon. Se non avete tempo invece o dovete farlo così velocemente, rischiate un po' di fare pastrucchi. Miei video è già più di uno che come riparare ai danni. Arrivo, prendiamo un'altra salvietta. E avremo un po' di brillo luce con qualche sfumatura rossiccia. No, no, non si rovina Matilde, figurati. No, no, la pasta è a base d'acqua, quindi non c'è nessun problema. Volevo solo farvi vedere invece come fosse, come era bello la scritta con i brilli, ma adesso vincerò io. Ok, mi interessa più che altro che non ci sia nelle lettere, poi se c'è fuori non mi interessa, lo lavo dopo. Probabilmente adesso taglierò, ma avrà qualche
sfumatura rossa. Ok, vedete che è rimasto qui fuori un pochino, ma poi con uno stuzzicadenti e un po' di santa pazienza arriverò a pulirlo tutto. Vi faccio vedere, sono un po' di coccio io, quindi mi sono messa in testa di farvi vedere. Avrei potuto tagliare prima il Brillo Gel, invece, ma insomma, voi ci volete bene, anche se io soprattutto ogni tanto faccio qualche... ho fatto qualche pastrucchio. Potremmo fare una lista di cose un po' sciocche che ho fatto in questi live, per fare una lista di bloopers per divertirci. Tolgo solo da qui. Ok, facciamo una prova adesso con il Brillo. Aspettate che si è sporcato un po' anche qua. Ok, riparato. È salva. Anche qui ho uno strato di glitter. Questa volta è molto asciutto, anche perché il tempo di asciugatura del Brillo è più rapido. Quindi... però ho uno strato, quindi cerco sempre di passarlo almeno 2 o 3 volte nella Big Shot per essere sicura di tagliarlo bene. Ok. Un po' con i profili rosini. Però guardate qui che bello che è. Guardate, ecco, forse così riuscite a vedere il brillantino che c'è dentro, che è stupendo. Crea una carta personalizzata, secondo me super sfruttabile, super adatta a tantissime linee di carta. Andiamo a togliere qui i pezzettini. Direi che forse quello col fluffy non lo utilizzerei, perché poverino è un po' martoriato. Non so se lo vedete bene. Utilizzerei o questo, ma questo qui direi che mi piace molto di più. Questo è quello con Link Extreme rosa, salmone, scusate, perché il rosa è un altro colore. Qui ho un pezzettino di fluffy per ricordarvi. Allora, la mia idea iniziale era quella di appenderlo qui proprio, siccome comunque lei è abbastanza rigida, di appenderlo qui. Ma vi dirò che mi piace molto attaccato qui sulla bustina, e quindi vado di incollaggio. Mettiamo solo dei puntini, perché poi rischia di uscire tutta la colla, se no. Ok. Se ci avessi pensato prima di incollarlo, siccome la mia idea appunto era quella di tenerlo appeso alla maniglia, se ci avessi pensato prima avrei potuto fustellarlo addirittura con il foglio di biadesivo, quello di Moda Scrap. Quindi avrei preso un pezzo di foglio di biadesivo uguale al mio pezzo di carta, l'avrei attaccato dietro e avrei fustellato tutto insieme. In quel caso avrei passato anche magari 3-4 volte, quindi l'avrei avuto già, diciamo, adesivo una volta che lo toglievo dalla Big Shot. E voilà, guardate qua com'è bella, com'è adatta questa, anche se non si conoscono probabilmente tra di loro, ma senza volere ci sono dei prodotti che provando si scoprono adatti a più utilizzi, anche cambiando, come in questo caso, il brand che li produce. Vediamo se riesco a farvi vedere i brillantini, quanto sono belli. Questo colore è proprio bellissimo. E voilà, queste sono le nostre 2 bustine porta regali con un pasticcio nel mezzo. Vi ringrazio anche per supportare questo, e vi ringrazio soprattutto per essere rimaste fino adesso, e vi auguro buona serata, buona cena, e ci vediamo settimana prossima con gli stessi live, compatibilmente al fatto che non sappiamo ancora quando il negozio potrà riaprire, quindi
Per adesso ci riaggiorniamo e se non cambia niente ci vedrete sempre lunedì, martedì, giovedì e venerdì, come in queste settimane. Se dovesse cambiare qualcosa sicuramente ve lo facciamo sapere. Vi ricordo che è in corso la challenge sul gruppo e abbiamo già visto delle cosine bellissime e non vediamo l'ora di vederle altre. Ciao, grazie a voi, buona serata!